Tanti giovanissimi e giovanissime hanno accolto con entusiasmo i rappresentanti della IS di Pienezza, ovvero la Individual Soccer School, che nella giornata di sabato 16 marzo, sul campo di Via Militare a San Francesco al Campo, ha presentato ufficialmente il suo progetto di collaborazione con l'Ardor. Le due realtà sportive torinesi hanno deciso di unire le forze e di dare vita a un'iniziativa pilota che vuole portare in Canavese un modo di fare calcio diverso dal solito, dove si lavora sulla tecnica individuale con un obiettivo ben preciso, permettere ai ragazzi di migliorare, crescere, sentirsi più sicuri e di conseguenza divertirsi maggiormente quando scendono in campo, diventando sempre più utili allo sviluppo del gioco di squadra. Nel pomeriggio soleggiato che ha accolto i partecipanti, i rappresentanti della IS, ovvero il presidente Giordano Piras, il vice Vincenzo Friso e gli istruttori Mario Gaudino e Cristiano Bellezza, dopo un primo incontro informale presso la sede del club Arborino, dove hanno spiegato la filosofia alla base di tale progetto, si sono spostati sul terreno di gioco in maniera da far toccare con mano ai presenti cosa vuol dire portare avanti un discorso di crescita a livello tecnico. L'ardor del presidente Aldo Buratto, grazie alle prerogative di una dirigenza attenta e aperta a nuove esperienze, ha vissuto questo momento in maniera molto positiva, a dimostrazione che gli intenti comuni con la IS ci sono e come. Questo primo Open Day è stato un passo fondamentale per gettare le basi per il futuro, un futuro nel quale i calciatori della linea verde canavesana avranno modo di apprendere, divertirsi e allo stesso tempo diventare atleti, ma anche esseri umani sempre migliori.